Bene, cari fratelli e sorelle, ben ritrovati. La volta scorsa, ricorderete, abbiamo iniziato un nuovo argomento nell'ambito del nostro percorso dal titolo Che bello credere in Gesù. L'argomento è il rapporto tra scienza e fede, o più in generale il rapporto tra la visione del mondo che deriva dalla scienza, dall'indagine scientifica e potremmo dire anche da un uso retto della ragione naturale che Dio ci ha donato, e la visione del mondo che invece deriva dalla rivelazione divina, quindi dalla fede cristiana. Abbiamo visto che non si tratta assolutamente di due visioni incompatibili, ma che una visione completa l'altra. Perché, come insegnava Giovanni Paolo II, la conoscenza della verità ha bisogno sempre di due ali, l'ala della fede e l'ala della ragione. Per elevarsi verso la verità abbiamo bisogno di queste due ali. Quindi non bisogna cadere nei due errori opposti, il cosiddetto fideismo. Il fideismo è quando non si mette nessun conto il valore e le esigenze della ragione, della razionalità. Un cristiano che si appoggia alla fede senza tener conto della ragione è un fideista. Contro il fideismo si sono sempre opposti i grandi teologi, i dottori della Chiesa. E così come oggi è molto presente il rischio del razionalismo, cioè chi ritiene che basti la ragione umana da sola, quindi senza la luce della fede, della rivelazione per giungere alla conoscenza piena della realtà. E, a dire il vero, quello che stiamo dicendo ci aiuta soprattutto a evitare il rischio del fideismo, ma attenzione anche al rischio opposto, cioè il fatto di poter giungere con la sola ragione, come abbiamo visto la volta scorsa, un insegnamento questo ufficiale della Chiesa, che con la sola ragione è possibile giungere a intuire l'esistenza di un Dio creatore, tuttavia, ecco, questo non è sufficiente per avere una conoscenza piena della verità. E questo tema è chiaramente molto legato al nostro tema di fondo, alla fede in Gesù. Perché? Perché sono due temi molto, molto legati. Beh, basti pensare al credo, no? Il credo non inizia con l'articolo sulla fede in Gesù Cristo, ma l'articolo sulla fede in un Dio creatore, o più precisamente in un Dio che è Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. E qui va detto che la parola più importante, indubbiamente, non è la parola creatore, ma la parola Padre, ed è grazie a Gesù che noi possiamo sapere che Dio non è solo creatore, appunto, ci possiamo arrivare anche con un retto uso della ragione umana, ma è padre, quindi noi certamente non possiamo accettare la visione, ad esempio, dei cosiddetti deisti, no? Che si pensano, sono arrivati anche con gli studi a intuire questo principio, no? Che è all'origine dell'universo, ma che a volte pensano come un qualcosa di indeterminato, di apersonale, qualcosa che non si interessa delle vicende umane. No, noi crediamo, grazie a Gesù, in un Padre che è infinitamente buono, pieno d'amore, che ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio per salvarci. Senza la fede la nostra conoscenza di Dio rimane molto approssimativa, superficiale, come scrive San Paolo, anzi, come dice San Paolo nel discorso riportato negli Atti degli Apostoli, discorso agli ateniesi, coloro che non conoscono Gesù, coloro che non conoscevano Gesù, dice, erano come ciechi che cercano tastoni qua e là, e quindi giungono a una rappresentazione di Dio che non è del tutto erronea, ma è certamente molto superficiale. Ciò detto, ecco, alla luce anche di una domanda che mi è stata fatta da un'ascoltatrice dopo l'ultima catechesi, va quindi chiarito che la credenza in un Dio creatore, che è una cosa molto importante, perché è indubbio che è meglio
credere in un Dio creatore e ordinatore piuttosto che credere soltanto alla materia, essere materialisti. Tuttavia questa credenza non è una condizione sufficiente per entrare nella salvezza. L'unica vera certezza per poter salvare è la fede in Gesù. Poi sappiamo che anche questo insegna la Chiesa, il Signore salva gli uomini a partire anche dalla retta coscienza per vie che solo Lui conosce. Bene, nella precedente catechesi abbiamo apportato diverse argomentazioni a partire da alcuni grandi scienziati, soprattutto Nobel per la fisica, per la biologia, a favore di un principio appunto trascendente, cioè al di fuori dello spazio e del tempo, da cui tutto ha avuto origine. Abbiamo visto che la maggior parte dei grandi scienziati contemporanei, tra essi soprattutto la maggior parte dei premi Nobel, si dichiarano credenti, credenti che vuol dire non necessariamente che hanno una fede cattolica e che praticano in tutto e per tutto, ma credenti comunque almeno in una realtà che supera la sfera spazio-temporale e da cui tutto ha avuto origine. E questo proprio in ragione delle scoperte scientifiche degli ultimi decenni, che hanno, l'abbiamo visto la volta scorsa, hanno rivoluzionato le teorie scientifiche, soprattutto la scoperta, la teoria, quella della teoria del Big Bang, che è stata accettata all'inizio con grande fatica, perché andava proprio a smontare uno dei dogmi del materialismo, cioè che l'universo è sempre esistito. E che quindi se l'universo è sempre esistito non c'era bisogno di chiamare in causa un creatore, una causa, come la Bibbia ha sempre affermato, che ha dato origine a tutto. Ebbene, oggi tutti gli scienziati sono unanimemente concordi sul fatto che l'universo ha avuto un inizio, una sua origine, circa 14 miliardi di anni fa. E con questo chiamato Big Bang, questa esplosione originaria, ha avuto origine anche il tempo, quindi la materia, il tempo, l'energia, lo spazio, e questa scoperta ha davvero messo in crisi la scienza, le più grandi conoscenze scientifiche, i postulati della scienza di sempre. Ad esempio abbiamo visto la cosiddetta, il principio del nulla si crea e nulla si distrugge, perché il problema è che gli scienziati non sono in grado, anche su questo sono concordi, dicono che non è possibile risalire in nessun modo alla realtà precedente al Big Bang, e si può solo congetturare che si tratti di una realtà non fisica, non misurabile, che è al di fuori del tempo e dello spazio, ma quello che i filosofi hanno sempre chiamato Dio. E soprattutto il punto è che deve esserci stata una causa prima che ha provocato il Big Bang, da cui ha avuto origine tutto. Per superare questa incoerenza, questa contraddizione, questa aporia, gli scienziati parlano appunto relativamente al Big Bang di una singolarità, cioè una situazione inspiegabile, straordinaria, che non corrisponde, in cui non valgono più le leggi della fisica. Questo dicono circa il Big Bang. Quindi, è chiaro che per un credente questo è proprio una conferma, una bellissima conferma di quello che, ripeto, la scrittura ha sempre detto, cioè tutto ha avuto origine da nulla e per un atto creativo di Dio. Anzi, abbiamo visto che molti scienziati sono, proprio grazie a questa scoperta di Bang, si sono avvicinati alla fede, perlomeno a una visione deista, a volte anche teista, della realtà. E per non parlare, ecco, questo è un argomento che non tratterò oggi, ma è molto interessante, non ne parlo perché è molto tecnico, ma sappiate che questo è l'argomento che più mette in crisi gli scienziati atei. Vi invito eventualmente ad approfondire questo argomento nel libro che sto seguendo, no, in queste catechesi che ho citato la volta scorsa. Il titolo è Dio, la scienza, le prove, di due autori francesi. Oltre al Big Bang c'è un argomento che lascia, dicevo, comunque senza parole gli scienziati, che è quello del cosiddetto fine tuning o anche regolazione fine,
cos'è il fine tuning? Il fatto che esistono tutta una serie di costanti fisiche che sono stabilite, hanno una precisione impressionante, tant'è che si discostassero anche di un valore infinitesimale da quello che sono queste costanti, non sarebbe possibile non solo la vita, ma neanche l'universo così come lo conosciamo, l'universo fatto di materia, eccetera. E questo è anche un dato condiviso dagli scienziati. Pensate che anche Richard Dawkins, che è uno degli scienziati atei più incalliti, più conosciuti, perché ha scritto molti libri, ha confidato a un altro scienziato di cui parleremo, Francis Collins, un credente, che queste costanti dell'universo fissate ad un valore che, appunto, se fosse leggermente diverso, nulla potrebbe funzionare come lo vediamo oggi, è l'argomento che per lui più preoccupante dal punto di vista proprio di una professione di ateismo. Comunque, lascio a voi l'approfondimento di questo tema. Ti permetto solo però di riportarvi su questo una citazione molto, secondo me, eloquente di un noto studioso, professore di matematica a Oxford, John Lennox, che ha scritto: all'inizio dell'universo, perché potesse esistere la chimica che permette la vita, il rapporto tra la forza elettromagnetica e la forza di gravità doveva essere regolata con una precisione di circa 1 su 1040, rapporto 1 su 1040 delle queste forze gravità, forza elettromagnetica, per permettere l'origine della vita. Continua Lennox. Per darvi un'idea di quale precisione sia il rapporto 1 su 1040, immaginiamo di ricoprire tutta la Russia di monetine. Costruiamo poi delle pile di monetine su tutto il territorio russo che arrivino a un'altezza uguale alla distanza della Terra alla Luna. Moltiplichiamo il numero di monetine così ottenuto per 1 miliardo e infine dipingiamone una di rosso, chiedendo poi a un amico al quale abbiamo bendato gli occhi di trovarla in un unico tentativo. Questa avrà circa una probabilità su 1040 di riuscirci, una probabilità davvero molto bassa. Ecco, questo rende l'idea di quanto sia improbabile che la regolazione attuale dell'universo sia avvenuta per puro caso. Leggo anche un'altra breve citazione: James Gardner, uno dei più importanti teorici della complessità, che ritiene che immaginare che la vita sia apparsa, qui parliamo soprattutto della vita, no? Il fatto che queste costanti favoriscono, hanno favorito la nascita della vita. Ebbene, immaginare, dice Gardner, che la vita sia apparsa per caso sulla Terra è un po' come credere che se si aspetta abbastanza lungo un Boeing 747, un aereo quindi, si formerà da solo a partire dalla polvere esistente nella cintura di asteroidi. Si parla anche a riguardo di questa regolazione fine di principio antropico, cioè un principio che ha reso possibile la nascita della vita e poi anche dell'uomo. E diciamo chiaramente, non esiste alcuna risposta materialista ragionevole che spieghi questa estrema improbabilità che tutto abbia avuto origine appunto semplicemente dal caso. Ancora una citazione, anche questa credo che sia valga la pena riportarla, di George Thomson, premio Nobel per la fisica nel 1937, era convinto che le scoperte scientifiche hanno portato a una evidenza dell'origine dell'universo da un principio esterno, metafisico, e che chi nega questo in realtà lo nega non basandosi sui fatti, ma su un pregiudizio antireligioso. Riporto appunto la sua citazione, che ovviamente è ironica, ha affermato Thomson: probabilmente tutti i fisici crederebbero in una creazione dell'universo se la Bibbia non avesse sfortunatamente detto qualcosa a riguardo molti anni fa, facendo apparire un'idea antiquata. Cioè, in altre parole, alcuni fisici non arrivano ad ammettere
la possibilità di una creazione, cioè da un essere superiore, proprio per il fatto che la Bibbia l'ha sempre detto, perché ciò vorrebbe dire davvero sposare alla fine una visione religiosa del mondo. Ma entriamo nel vivo del nostro argomento, un argomento molto interessante perché è quello che riguarda tutti noi, riguarda il nostro pianeta, cioè l'origine della vita. Vedremo che su questo argomento, forse ancora più che sull'argomento della volta scorsa, anche su quello del fine tuning, almeno a livello di buon senso si arriva necessariamente a dire deve esserci qualcosa, anche il più miscredente, il più ateo deve per forza a un certo punto arrendersi. E questo, ripeto, non per ragioni basate sulla fede, ma su un uso corretto della razionalità scientifica. E seguirò in questo mio intervento ancora il nostro libro, soprattutto un capitolo si intitola Biologia, il salto vertiginoso dall'inerte al vivente. Ecco, da sempre l'uomo si interroga sulle origini della vita. Pensate che prima dell'Ottocento, cioè prima degli studi del biologo, microbiologo francese Louis Pasteur, si riteneva che la vita più semplice potesse originarsi spontaneamente in determinate condizioni, ad esempio dalla carne in decomposizione. Si pensava che i vermi, piuttosto, quindi di conseguenza anche le mosche, potessero appunto originarsi spontaneamente da materia organica. Pasteur dimostrò che questo non è vero, che nemmeno i batteri hanno un'origine da una generazione spontanea. Quindi, esclusa la generazione spontanea della vita, rimane però aperta una grande questione, e cioè come 3,8 miliardi di anni fa, quindi soltanto 700 milioni di anni dopo la formazione della Terra, ha avuto origine la vita sul nostro pianeta, nella sua forma più semplice. Cioè come si è passati dalla materia inerte alla vita, alla materia vivente. E fino a qualche decennio fa, mi ricordo che anch'io nei miei studi ne ho sentito parlare di questa teoria, non so se ancora oggi si insegna a scuola, spero di no, perché questa teoria ormai più nessuno scienziato serio è d'accordo, cioè c'era la cosiddetta teoria del brodo primordiale, in base alla quale la vita avrebbe avuto origine da una casuale concomitanza di determinate condizioni atmosferiche, eccetera. Ebbene, come detto, date le conoscenze attuali della biologia e della biochimica, nessuno scienziato ritiene verosimile questa spiegazione, e questo soprattutto per ragioni di probabilità. Per avere un'idea del salto di probabilità, del salto probabilistico tra il sistema inerte, quindi parliamo di sistema inerte, il sistema non vivente, e un ipotetico brodo primordiale, quindi un sistema inerte, un brodo primordiale, e la cellula più semplice, ecco, c'è lo stesso rapporto tra una singola parola e l'insieme di parole contenute in due libri di 600 pagine. Ripeto, cioè la probabilità che da un sistema inerte si sia passati alla prima cellula è lo stesso rapporto probabilistico che c'è tra una parola, una singola parola, e l'insieme di parole contenuti in due libri di 600 pagine. Ma sul discorso della probabilità ci torneremo in modo più approfondito. Perché si parlava all'inizio appunto di un brodo primordiale? Per il fatto che erano stati fatti degli esperimenti negli anni 50, soprattutto da un certo Miller, che in effetti avevano ottenuto dei risultati, perché Miller aveva prodotto degli amminoacidi che sono poi i mattoni fondamentali della vita. Poi anche successivamente sono stati fatti altri esperimenti, sono state prodotte delle proteine
proteinoidi in realtà, cioè non proteine, anche perché mancava un po' sempre qualcosa, la struttura non era tale, l'ordine degli amminoacidi non era quello corretto. Però insomma si è riusciti in qualche modo a sintetizzare in laboratorio i mattoni fondamentali della vita. Ma rimane un problema, un piccolo problema, detto con ironia, cioè come si è passati dai mattoni alla casa, come è possibile che da questi mattoni si sia costruita una casa che è appunto la prima cellula, la forma più semplice di essere vivente. Lo sviluppo soprattutto dei microscopi elettronici ha permesso di esplorare l'infinitamente piccolo e trovare quindi delle conferme importantissime. La prima, ed è stata una scoperta davvero molto importante, è che tutti gli esseri viventi, quindi dal più piccolo batterio al mammifero più evoluto, che poi è l'uomo, tutti sono composti da almeno una cellula. Il secondo dato è che persino le cellule più piccole sono caratterizzate da un'organizzazione con un livello di complessità enorme. Ad esempio, qui scusate se dovrò necessariamente essere un po', cioè, utilizzare un vocabolario un po' tecnico, quindi magari chi non ha proprio nessuna base di biologia sarà un po' incomprensibile, però rende l'idea. Ecco. All'interno della membrana cellulare del più semplice degli esseri viventi è necessario un genoma codificato in una molecola di DNA di almeno 250 geni, e cioè all'incirca 150.000 coppie di basi nucleotidiche, assemblate secondo un ordine molto preciso. Ripeto, 150.000 coppie di basi assemblate secondo un ordine che deve essere molto preciso. Poi è necessario un sistema chiamato di tipo RNA per decodificare le informazioni contenute nel DNA, oltre a un ribosoma, una sorta di interprete dell'RNA. Infine, questo sistema dovrebbe sintetizzare come minimo 180 tipi di proteine diverse, decine di enzimi e organelli locomotori. E tutta questa complessità riguarda, ripetiamolo, anche la più piccola cellula vivente. Peraltro non è mai stata identificata nessuna fase intermedia tra la materia inerte e la cellula vivente più piccola, più semplice che si conosca. Allora, la domanda è davvero questa: in base a quale processo si è potuti passare dalla materia inerte alla prima cellula? Si noti anche che qui non hanno alcun valore le teorie di Darwin sulla selezione naturale, perché queste riguardano gli organismi viventi, non il passaggio dalla materia inerte alla materia vivente. Per immaginare l'essere vivente unicellulare più piccolo è possibile ricorrere a un'analogia automobilistica. Ecco, gli autori del libro citato ricorrono acutamente a questa analogia, che credo renda davvero molto bene l'idea di questa complessità di cui abbiamo già comunque accennato. Ingrandendo 10 milioni di volte il più piccolo microorganismo vivente, quindi 10 milioni di volte il più piccolo microorganismo, che è un batterio 100 volte più piccolo della cellula, di una cellula del corpo umano, lo vedremmo come se avesse le dimensioni di un'automobile, quindi circa 2 metri. Mentre ciascuna delle centinaia di migliaia di proteine che lo compongono avrebbero su tale scala dimensioni comprese tra 1 e 10 centimetri. Che cosa vedremmo? Ecco, per rapido, immaginiamo di vedere quindi questa cellula, questo microorganismo, il più piccolo, ingrandito 10 milioni di volte, lo vedremo grande come un'automobile, 2 metri, e che cosa osserveremmo? Allora, qui permettete che vada proprio a leggere dal libro Dio, la scienza e le prove, perché è una descrizione che insomma, a me ha colpito molto, penso che lascerà anche voi, cari ascoltatori, molto impressionati, ecco, da questa descrizione. Sulla superficie della cellula
comparirebbero centinaia di aperture, come gli oblò di una nave, che si aprono e si chiudono per permettere la circolazione di un flusso continuo di materiali in entrata e in uscita. Penetrando nella struttura attraverso una di queste aperture, ai nostri occhi si presenterebbe un mondo di un'immensa complessità. Vedremmo una rete di canali, di condotti che si ramificano in tutte le direzioni, a partire dalla periferia della cellula, verso unità di elaborazione delle informazioni e impianti di assemblaggio. Vedremo il nucleo della cellula, una sorta di banca della memoria centrale, simile a una camera sferica, capace di conservare fino a decine di metri, ovvero fino a centinaia di migliaia di chilometri alla scala di ingrandimento che stiamo considerando, quindi decine di metri reali, di filamenti spiraliformi di finissime molecole di DNA per ben impacchettate in file ordinate, cioè in altre parole il DNA, i filamenti del DNA, ne parleremo anche dopo, impacchettati sono, hanno una lunghezza di decine di metri all'interno della cellula, che moltiplicati nella proporzione che stiamo vedendo, 10 milioni di volte, sarebbero lunghi centinaia di migliaia di chilometri. Continua la descrizione. Rimarremo certamente stupiti ammirando il livello di controllo che governa il movimento di così tanti oggetti attraverso così tanti condotti. Vedremo poi dei piccoli automi che sfrecciano in ogni direzione. Noteremo che le componenti funzionali più semplici della cellula, le molecole proteiche, costituiscono una macchina molecolare di straordinaria complessità e che ognuna è composta da migliaia di atomi disposti in una configurazione altamente organizzata. Ci accorgeremmo che quasi tutte le caratteristiche degli strumenti tecnologici avanzati creati dall'uomo hanno il loro analogo nella cellula. Notate bene, gli strumenti più avanzati creati quindi nel nostro tempo, strumenti tecnologici più avanzati creati oggi dall'uomo, hanno un corrispondente nella cellula. Due punti, continua la citazione. Un linguaggio artificiale e un sistema di codifica, una banca dati per l'archiviazione e l'estrazione di informazioni, sistemi di comando che governano l'assemblaggio automatico di parti e di componenti, dispositivi di sicurezza e correzione utilizzati per il controllo della qualità, procedure di assemblaggio che si basano sui principi della prefabbricazione e della costruzione modulare. Davanti a noi avremo insomma una macchina in piena attività, infinitamente più complessa di un'automobile e simile a una fabbrica completamente automatizzata, in un movimento perpetuo e dotata dalla capacità straordinaria di duplicarsi integralmente in un lasso di tempo che va da qualche minuto a qualche ora. La più piccola delle nostre cellule è in grado quindi di fare ciò che ogni industriale sognerebbe di vedere realizzato all'interno della sua fabbrica. Penso che siate d'accordo con me, è stata una descrizione davvero che lascia a bocca aperta. Qualsiasi biologo in ascolto non può che concordare con questa descrizione. Qui non si tratta ovviamente di una ipotesi, di congetture, ma di una descrizione chiaramente in una forma molto semplificata, ma che corrisponde a quello che è la complessità della cellula. E come detto, anche il più scettico degli scienziati davanti a una descrizione come questa deve necessariamente ammettere che ci troviamo davanti a qualcosa che desta meraviglia, che desta disorientamento. Werner Haber, microbiologo e premio Nobel per la medicina nel 1978, ha affermato, riferendosi alle forme più semplici di organismi viventi, cito: come abbiano potuto costituirsi tali strutture già tanto complesse rimane per me un mistero. E il mistero nel mistero è quello relativo al DNA, ne abbiamo già parlato. Il DNA, l'acido deossiribonucleico, è una struttura a doppia elica scoperta nel 1953, che rappresenta il sistema di codifica dell'informazione genetica e che hanno in comune tutti gli esseri viventi, tutte le piante, gli animali, i batteri,
tutti hanno in comune, tutte le cellule hanno questo sistema di codifica. Gli scienziati parlano di un messaggio genetico, poiché si tratta di un vero e proprio messaggio, cioè di un testo intelligente che esprime delle istruzioni che poi servono per la, abbiamo parlato di una fabbrica, no? Perché servono per la produzione delle, delle proteine. E questo messaggio è sotto forma di sequenze, quelle che chiamiamo i geni. E pensate, anche questa, questo dato è qualcosa che lascia proprio strabiliati, pensate che il DNA è l'insieme di informazioni più elaborato che si conosca nell'universo. E per rendercene conto andiamo ad ascoltare un altro testo proprio ripreso dal libro, il nostro libro Dio, la scienza, le prove. Cito. Per scrivere l'informazione che il DNA riesce a conservare in un nucleo di appena 6 millesimi di millimetro, 6 dividete un millimetro mille volte, e 6 millesimi, 6.000 volte, scusate, 6 millesimi di millimetro, sarebbero necessarie 1 milione di pagine. Allora, ripeto perché magari qualcuno pensa di aver capito male. Per scrivere l'informazione che il DNA conserva al suo interno in questo, in questi 6 millesimi di libro, sarebbero necessarie 1 milione di pagine, cioè più di 30 volte quelle dell'Enciclopedia Britannica. Con questa tecnologia, un cucchiaino da tè potrebbe contenere tutti i libri mai scritti dall'umanità, cioè l'equivalente delle informazioni che troviamo nel, in un nucleo di una cellula equivale a, al rapporto, anche dal punto di vista delle dimensioni, di quello che ci potrebbe essere appunto tra un cucchiaino che contiene tutti i libri scritti nell'umanità, che si stima abbiano una dimensione 30 milioni di volte dell'Enciclopedia Britannica, cioè la dimensione di tutti i libri scritti nell'umanità corrisponde a 30 milioni di volte per un anno, ovviamente questa è una stima. Ebbene, sono contenuti in proporzione in un cucchiaino da tè. Non so ecco se, se questa cosa rende l'idea. Altro che generazione spontanea, altro che il caso di cui hanno, sono riempiti la bocca i cosiddetti maestri del sospetto nell'Ottocento, pensando di eliminare l'idea stessa di Dio dalle origini della vita e dalle origini dell'universo. Ma io dico, come si fa dinanzi a una scoperta tanto clamorosa? Che si studia a scuola, tutti, anche i bambini sanno ormai che cos'è il DNA. Come si fa a non arrendersi al fatto che la vita umana porta con sé un'intelligenza superiore, porta con sé le tracce, l'impronta di una logica, di un qualcosa di razionale? Nel Vangelo di Giovanni, nel primo capitolo, si legge: tutto è stato fatto per mezzo della logica, del logos, della ragione, della parola, tutto. Tutto porta questa impronta. Tutto, non c'è nulla che viene dal caso, tutto viene da Dio, tutto è stato creato da Dio per mezzo del Verbo, per mezzo di Cristo. Ma questo ci si arriva con gli studi scientifici a dire: c'è una logica, c'è una razionalità. E quanto più si sviluppano gli studi scientifici, sia sull'infinitamente grande sia sull'infinitamente piccolo, tanto più abbiamo conferme in tal senso. Ma non è finita, voglio leggervi un altro dato che riguarda il DNA, cito sempre dal nostro libro. La densità dell'informazione all'interno del DNA è 40.000 miliardi, 40.000 miliardi di volte più alta questa densità di informazioni rispetto a quella del miglior dispositivo di archivazione dati creato finora nel XXI secolo. Immaginate il computer più potente che col massimo di giga, come, no, di tera, ci sono i terabyte che archiviano l'informazione. Ebbene,
40.000 miliardi più grande è la capacità di ritenere le informazioni del DNA. Il professor di fisica teoretica all'Università di Berkeley, Hubert Jockey, ha scritto a riguardo: il codice genetico è costruito per risolvere i problemi di comunicazione e di archiviazione nel sistema di informazione genetica in base ai medesimi principi che si trovano nei codici moderni utilizzati in informatica e nelle comunicazioni. Un altro scienziato Nobel per la fisiologia nel 1974, biochimico specialista in biologia cellulare, il belga Christian De Duve, ha dichiarato che la comparsa del DNA per puro caso rappresenta un'eventualità così poco probabile che si può solo definire un miracolo. Francis Crick, premio Nobel per la medicina 72, uno degli scopritori proprio del DNA, della struttura doppia elica del DNA, ha dovuto ammettere, lui che era di impostazione era atea, ma ha dovuto ammettere: un uomo onesto, munito di tutte le conoscenze attuali, può solo affermare che per ora, in un certo senso, l'origine della vita appare quasi un miracolo, tanto sono le condizioni che debbono essere soddisfatte perché il meccanismo si metta in moto. Ecco, in altre parole, alla domanda come ha avuto origine la vita, la risposta attuale della scienza è un miracolo. C'è un qualcosa che non ha una spiegazione, basata sulle conoscenze attuali, sulla sperimentazione, qualcosa che desta meraviglia. Ovviamente non è un problema invece per chi crede in Dio, in Dio che certamente si serve poi delle leggi della natura e le finalizza in vista di uno scopo ben preciso. Sappiamo, questo ce lo dice la rivelazione, la scrittura: tutto è stato creato in vista della creazione dell'uomo, che a cui poi Dio stesso ha assunto poi la natura umana, e tutto è in vista di quest'ultimo scopo, che è quindi Cristo, vero Dio e vero uomo. E comunque di fatto queste scoperte hanno indotto molti scienziati a passare da una visione atea a una visione credente del mondo, e vi voglio citare almeno un paio di casi molto, molto significativi di, fra l'altro, scienziati conosciuti, molto conosciuti. Però ecco, facciamo magari una piccola pausa prima di continuare. Ecco, riprendiamo. Dicevo che ci sono stati alcuni casi di scienziati anche famosi che proprio in seguito ai loro studi di biologia hanno dovuto ammettere che necessariamente deve esistere un Dio che ha dato origine alla vita, data questa complessità che non si può in nessun modo spiegare a partire dalle conoscenze scientifiche. E uno dei casi più significativi è quello di Francis Collins, che è conosciuto al grande pubblico per avere anche scritto un libro tradotto in italiano che consiglio a tutti, perché peraltro è diventato un best seller, un libro che si legge bene, non troppo difficile. Il linguaggio di Dio, questo è il titolo di... Ma Collins è conosciuto perché era a capo del cosiddetto progetto Genoma Umano, un progetto internazionale di ricerca scientifica che aveva proprio come fine quello di sequenziare l'intero DNA dell'uomo. E appunto Collins, che comunque è considerato uno scienziato di grande valore, pensate che una famosa organizzazione medica internazionale, l'Endocrine Society, l'ha definito uno dei più bravi scienziati del nostro tempo, ecco, nel suo libro ha spiegato le ragioni per cui a un certo punto ha dovuto alzare bandiera bianca. Cioè, lui era di impostazione non credente, ma
non, di fronte soprattutto agli studi sul DNA di cui abbiamo appena parlato, ha dovuto ammettere che deve esserci per forza un qualcos'altro al di là della materia. Ecco. Cito dal suo libro, poi mi dite che riporta alcune delle citazioni perché sono molto, molto belle, molto, molto interessanti, molto, molto chiare. Ecco. Ero sbalordito dall'eleganza del codice genetico umano. Mi resi conto di aver optato per una cecità volontaria, qui si riferisce ovviamente alla sua posizione ateista precedente, e mi resi conto di aver optato per una cecità volontaria, di essere caduto vittima di arroganza, avendo evitato di prendere seriamente in considerazione che Dio potesse rappresentare una possibilità reale. Ecco, alcuni scienziati semplicemente chiudono proprio la porta a questa possibilità. È chiaro che lo scienziato poi si ferma di fronte al tema dell'esistenza di Dio, non è oggetto di indagine scientifica, ma è comunque su un piano quindi filosofico, su un piano del pensiero, su un piano della spiegazione della realtà, è a un certo punto una risposta laddove dove la scienza stessa arriva a indirizzare appunto questo tipo di risposta. E ancora, sempre Collins, in un altro passaggio, dice: non riesco a capire come la natura avrebbe potuto crearsi da sé. Nessuno scienziato serio oserebbe affermare di avere a portata di mano una spiegazione naturalistica dell'origine della vita. Solo una forza al di fuori del tempo e dello spazio avrebbe potuto fare una cosa simile. Quindi stiamo parlando, ripeto, di un grandissimo biologo e genetista. Il Big Bang, scrive, domanda a gran voce una spiegazione divina. Infatti si accorda perfettamente con l'idea di un Dio creatore trascendente. In un'intervista poi ha rilasciato questa testimonianza: ho guardato per la prima volta nella storia umana le lettere del DNA umano, che io ritengo siano il linguaggio di Dio. Io ho avuto solo un assaggio minuscolo della straordinaria potenza creativa della sua mente, così lo è ogni scoperta che compie la scienza. Quindi il DNA è un minuscolo assaggio della potenza creativa della mente di Dio. Continua: la scienza non mi dirà perché siamo tutti qui, qual è lo scopo della vita o che cosa succede dopo la morte. Ecco, non è scopo della scienza rispondere a queste domande, semplicemente descrivere la realtà, ma a un certo punto la realtà è tale che, la descrizione della realtà è tale che apre proprio anche alla possibilità altamente probabile sul piano razionale, che poi diventa una certezza sul piano della fede, dell'esistenza di Dio. Per questo, continua Collins, ho bisogno della fede. Sono grato di poter attingere a più modi di conoscenza al fine di avere un pieno apprezzamento del dono meraviglioso della vita che ci è stata data. Bellissimo questo. Uno che alla fine si apre alla fede. Cambia completamente il modo di vedere la vita, la realtà, perché tutto appare come un dono di un Dio che è padre, che ci vuol bene, che è tutto dentro un senso. Viceversa, la realtà sarebbe un non senso, sarebbe un assurdo. Continua: a volte qualche scienziato conclude che la fede è qualcosa che arriva per puro sentimento. È perché non percepisce la nozione che la fede può essere anche una scelta del tutto razionale, come lo è stato per me. Ecco, un po' è una delle ragioni per cui ho pensato di affrontare queste catechesi, perché a volte noi abbiamo questa idea della fede che è solo legata solo al sentimento. Certo che noi c'è la fede, abbiamo la persona di Gesù, abbiamo Dio, un Dio personale, un Dio che è padre, abbiamo crediamo nell'importanza della devozione alla Santa Vergine, quindi l'aspetto anche del sentimento c'è indubbiamente, ma la fede coinvolge tutta la persona e coinvolge anche la ragione, e non può essere fede, lo dicevamo prima, se non mette in conto la ragione. Nel caso di Collins addirittura è stata la ragione che ha portato poi a una scelta di fede. Continua ancora: abbiamo bisogno di tutti i tipi di modalità per conoscere la realtà e la verità.
La scienza è un modo, la fede è un altro, sono entrambi modi diversi di rispondere ai quesiti più importanti. Qui, come dicevo all'inizio, ecco, fa pensare all'insegnamento di Giovanni Paolo II, Fides et Ratio, in cui proprio all'inizio dice: la fede e la ragione sono come due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. Permettete che vi riporti un dato che non ho riportato prima, ma che anche questo è davvero incredibile, cioè è incredibile per chi non crede, ovviamente per un credente tutto questo non desta sorpresa, desta sì gratitudine verso Dio che è grande, che ha creato ogni cosa secondo appunto una logica straordinaria. Ebbene, pensate che gli scienziati sono riusciti a calcolare la probabilità, proprio in termini matematici, che la più semplice cellula vivente nasca per opera del puro caso. In termini matematici, sapete quanto corrisponde questa probabilità? 1 su 10 alla 340 millesima, cioè 1 seguito da 340 mila zeri. Questa è una probabilità praticamente nulla. Questo è un dato che è stato calcolato scientificamente, capite? C'è una probabilità di 1 su 10 con 340.000 zeri che la vita abbia avuto origine per puro caso dalla materia inerte. Gli autori del libro Dio, le prove alla vita osservano: dagli anni 70 gli scienziati hanno abbandonato ogni tentativo di ricreare la vita in laboratorio a partire dalla materia inerte. Pensate, adesso ormai già negli anni 70 più nessuno neanche ci prova, e osservano questi autori: questa rinuncia suona come una chiara presa di coscienza, ci troviamo di fronte a un enigma che non sappiamo risolvere. L'altro caso di cui vi parlavo, un caso che a me è sempre colpito perché si tratta di una di un filosofo britannico, Anthony Flew, che è considerato, ma non sto esagerando, davvero potete andare a Anthony Flew, trovate davvero anche tante informazioni sul web, perché pensate, era considerato uno dei principali portavoce del pensiero ateo, non solo ateo, ma proprio del pensiero ateista e anticlericale. Cioè lui ha passato 54 anni della sua vita, cioè quindi già ha iniziato da adolescente, a pubblicare articoli e libri per cercare di dimostrare che Dio non esiste, che la credenza in Dio è un qualcosa che non sta in piedi da un punto di vista razionale. Insomma, è diventato una capofila, no, del mondo degli atei, Anthony Flew, questo britannico. Ebbene, che cosa è successo? Che venuto a conoscenza di tutte le scoperte che riguardano soprattutto la biologia, la complessità della vita, a un certo punto anche lui ha alzato bandiera bianca e ha detto: no, ho sbagliato tutto. Ma questo è ancora più clamoroso, perché all'età di, pensate, di 81 anni ha dichiarato che passava da un ateismo militante alla fede in un Dio che ha creato la vita, che ha creato l'universo, di un Dio, di un'intelligenza che tutto sostiene, che tutto guida. Poi ecco, non so quanto questa apertura iniziale, che è già un passo enorme, sia poi progredita anche verso una fede cristiana piena, eccetera. Come anche con Collins, anche Flew ha pubblicato subito un libro, degli articoli, e vi leggo una sua testimonianza molto bella. Queste scoperte, qui si parla delle scoperte del DNA, dell'RNA, hanno mostrato, grazie all'incredibile complessità dei processi necessari alla comparsa della vita umana, che un'intelligenza deve necessariamente essere stata coinvolta nel far funzionare insieme tutta questa straordinaria serie di elementi e composti chimici. E ancora,
Dato che molti sono rimasti influenzati da me, voglio cercare di correggere gli enormi danni che potrei aver causato. È una persona anche umile, perché ci vuole una grandissima umiltà per dire ho sbagliato tutta la vita, ho provocato dei danni e ancora oggi tanti provocano danni, ma più che altro perché non sono veri scienziati, perché un vero scienziato non dico che debba necessariamente credere in Dio, ma non può. Dati queste conoscenze, questi elementi che vengono dalla scienza, affermare dal punto di vista razionale che Dio non esiste. Perché oggi siamo in un tempo in cui, mi spiace dirlo per tutti quello che si professano atei, ma razionalmente tutto porta a credere invece che Dio esista, non che Dio non esista. Dal punto di vista proprio scientifico, poi ripeto, la fede, l'abbiamo detto tante volte, diciamo ancora, non è solo questo è proprio un primo passo, la fede non piccolo, comunque un grande passo se va dal materialismo alla fede di un Dio creatore, ma poi da qui bisogna arrivare alla pienezza della fede, no? in Gesù. Confucius poi ha scritto: gli argomenti più impressionanti a favore dell'esistenza di Dio sono quelli avvalorati dalle recenti scoperte scientifiche. Ora credo nell'esistenza di Dio. La scienza permette di evidenziare tre aspetti della natura che mi sembrano puntare verso l'idea di Dio. Il primo è il fatto che la natura obbedisca a delle leggi. Il secondo è l'aspetto legato all'esistenza della vita, e oggi abbiamo visto, al fatto che essere organizzati in modo intelligente siano mossi da fini mossi da dei fini siano nati dalla materia. E il terzo è l'esistenza stessa della natura. Concludo riportandovi così altre citazioni che ho trovato interessanti, ma ne trovate a decine e decine nel libro che di cui vi ho parlato. Christian Anfinsen, Nobel per la chimica nel 72, ha affermato: penso che oggi solo uno stolto possa essere ateo. Ecco, questa è un'affermazione un po' forte, insomma, però. Anzi, questa è una traduzione, cioè idiota, però va bene stolto. Dai. Penso che oggi solo uno stolto possa essere ateo. Dobbiamo ammettere che esiste una potenza o una forza incomprensibile, dotata di preveggenze e conoscenze illimitate, che ha messo in moto l'universo sin dalla sua origine. Questo è un Nobel per la chimica, che dice che oggi essere atei è una stoltezza. Poi Alfred Kastler, anche lui premio Nobel per la fisica nel 66, quello che ha inventato il laser, ha scritto: l'idea che il mondo, l'universo materiale, sia creato da solo mi sembra assurda. Non concepisco il mondo senza un creatore, quindi un Dio. Per un fisico un solo atomo è così complicato, così ricco di intelligenza, che l'universo dei materialisti semplicemente non ha senso. Pensate anche l'atomo, noi abbiamo parlato della cellula, ma già l'atomo ha una sua complessità. Quindi semplicemente questo universo dei materialisti non ha senso, è assurdo, cioè ci vuole molta più fede a credere che l'universo sia fatto da solo che a credere che sia venuto da quello che chiama lui un principio intelligente universale che l'ha creato. Robert Millikan, premio Nobel per la fisica del 23, ha dovuto ammettere: dopo aver dedicato tutta la mia vita alla ricerca scientifica, mi sono convinto che esiste un Dio che presiede al destino dell'umanità. Arthur Schaulow, premio Nobel per la fisica nell'81, ha scritto: il mondo è così meraviglioso che non riesco nemmeno a immaginare come possa essere nato per puro caso. Sono tutti i premi Nobel, non di bigotti che parlano in virtù della loro fede, eccetera. Charles Townes, premio Nobel per la fisica nel 64, ex direttore della NASA, questo è il direttore pure della NASA, ha dichiarato: credo fermamente nell'esistenza di Dio basandomi sull'intuizione, le osservazioni, la logica e le conoscenze scientifiche. Ecco, fratelli e sorelle, in conclusione possiamo dire che in passato, nel nome di una lettura ideologica della scienza, qualcuno aveva prematuramente, possiamo dirlo, annunciato la morte di Dio, e si sbagliava di grosso.
perché secondo questi adepti della dea ragione, perché in realtà questi si dicevano atei, ma in realtà erano non atei, erano idolatri, servivano un altro dio che la dea ragione, servivano la visione materialista e il proprio ego, cioè la propria pretesa anche di giudicare la realtà a partire non dai fatti ma da un'ideologia. Ebbene, sembrava che non ci fosse più bisogno, no, di ricorrere a Dio per spiegare la realtà esistente, perché tutto nasce in modo spontaneo, per circostanze casuali. E quindi, ecco, questi guru, perché poi alla fine sono dei guru, non sono veri scienziati, e hanno a lungo pontificato, ancora oggi ce ne sono, sui giornali, nei salotti televisivi, allora, dicendo che in fondo la vera religione è la scienza, no? Il vero progresso viene dalla scienza, che l'uomo si è ormai emancipato, no? Da questa visione infantile, superstiziosa, retrograda, che ovviamente viene dal cristianesimo, che è considerato la causa di tutti i mali, no? E la scienza, dicevano, porterà a un grande progresso dell'umanità. Abbiamo visto, ecco, che cosa, quale progresso, sì, scienza, ringraziamo Dio, la vera scienza è un dono di Dio, l'abbiamo detto dall'inizio, perché è l'uso del retto della ragione, ma pensare che il progresso dell'umanità dipenda solo dalla mera, da una conoscenza scientifica che escluda però la fede e la visione di Dio, un progresso che chiude le porte a Dio, e questo è un errore fatale, e abbiamo visto i risultati di questo errore, quindi le grandi ideologie atee del Novecento, in quello che è accaduto nel secolo scorso, le due guerre mondiali, l'olocausto, i gulag, ma possiamo anche aggiungere quello che sta accadendo oggi, le guerre fratricide nel nostro tempo sono ancora purtroppo risultato di un mondo che almeno in parte si è chiuso a Dio e continua a pensare che il vero Dio sia la ragione umana. Si ragiona, si parla, ma purtroppo non ci si chiede qual è il pensiero di Dio, qual è la via della verità che Dio indica. Chiaramente Dio è sempre dalla parte della pace e dell'amore. E la cosa più interessante, cari fratelli e sorelle, è che noi abbiamo mostrato che è la scienza stessa che sconfessa questi indottrinatori del materialismo, che ripeto, di cui sono pieni ancora le nostre università, a volte anche i licei. E quello che dispiace è che i nostri ragazzi, i nostri giovani, purtroppo respirano questo pensiero ideologico a volte, ci sono ottime università, ottimi licei, bravissimi professori, non necessariamente credenti, ecco, retti, in quanto si fanno portavoce di quello che davvero la scienza dice, non quello che dicono certe dottrine ispirate all'illuminismo anticlericale, al marxismo, alla massoneria, ecco. Quindi su questi argomenti purtroppo bisognerebbe che all'interno anche della Chiesa, nella catechesi, nell'insegnamento della religione, bisognerebbe dedicare più tempo, più energie. Ecco, io qui ho fatto un po' il mio piccolo, ma capite bene che sono argomenti decisivi, perché tanti dei nostri ragazzi smettono di praticare, di credere in Gesù, perché a un certo punto viene detto loro che credere in Dio è una cosa da bambini, è una cosa da persone superstiziose, che non c'è bisogno di credere in Dio per spiegare la realtà. Comunque la cosa importante da capire è che il mostrare la razionalità, ragionevolezza della fede a partire dal dato scientifico aiuta poi ad abbracciare anche la fede in Gesù, che è la parola vivente attraverso cui ogni cosa è stata creata. Non si può credere in Gesù se si nega l'esistenza di un Dio creatore. Ecco, preghiamo allora perché nelle nostre scuole si dia spazio alla voce dei veri scienziati, dei premi Nobel, che negli ultimi decenni hanno mostrato proprio attraverso le loro scoperte quanto sia bello, quanto sia ragionevole credere in Dio e quindi credere in Gesù.